Bene, bene, salve a tutti, Vincent Warlike, benvenuti nel mio canale. E siamo qua a continuare la campagna con gli sclaveni dove ci siamo lasciati all'inseguimento di questi viandanti guerrieri che continuano a reclutare mercenari pur di sopravvivere alle nostre battaglie. Intanto sto reclutando un po' di cavallerie, diciamo, nelle nostre eserciti. Sto ricostruendo Gelonus, ci vorranno tanti turni e comunque non finiscono le incursioni degli unni nelle nostre terre. Volevo dirvi che ho messo delle mod, una che dovrebbe l'IA, l'intelligenza artificiale, conquistare gli insediamenti distrutti, insomma, da rendere un po' il gioco un po' più interessante, se no qua veramente è una delusione. E un'altra mod dove ci sono le unità degli sclaveni, 4-5 nuove unità degli sclaveni che adesso, dirvi la verità, non saprei. Arcieri slavi, non saprei se ci sono o meno. Vabbè, adesso questo è il salvataggio del quale ho caricato. Adesso vedremo se nel passare del turno cambiano le cose. Quindi andiamo a combattere. Ok, ci vediamo, diciamo, le forze equivalenti. Ok, andiamo in battaglia. Allora, iniziamo la battaglia, iniziamo ad andare avanti con il nostro piccolo esercitozzo. Ok. Nostre cavallerie. Sentito, ragazzi? Ci siamo! Diamo a questi bastardi una bella batosta! Dannaturinul! Vorrei portare prima allo scontro le fanterie prima di ingaggiare le cavallerie, vorrei. Se riesco, vediamo un po'. Unità anche molto stanche nelle file nemiche. Questi guerrieri del Bosforo mercenari, poi hanno una brigata persiana mercenaria. Schermagliatori persiani ormai si sono avvalsi di tutte le unità mercenarie presenti nel territorio, lancieri della steppa, mercenari, ok. Ma hanno qualcuno di loro persiani? Mercenari, mercenari. Sono tutti mercenari, insomma. Accidenti. Il nostro generale è sotto attacco. Ci tirano. Proviamo ad avanzare un po'.
unità nemiche sono tornate in battaglia. Ah, ci picchia. Dai, su. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Chi è che scappa? Via. I nostri uomini si stanno radunando, non hanno ancora finito. Ma il nostro generale se n'è andato, è scappato, però non sembra essere male. Generale è fuggito, ma non sembra essere morto. Dai. I nostri uomini sono disperati. Il loro generale è morto. Ottimo. Ok, molto bene. Sarà una vittoria pirrica, però va bene così. Cerco di eliminare il più possibile e poi ci vediamo subito dopo. Ok, va bene, una vittoria pirrica. Continuano a fuggire, speriamo di riuscire a prenderli. Ottimo, risoluzione automatica. Direi che a questo punto i viandanti terminano qui la loro incursione nelle nostre terre, finalmente. Allora, aumentiamo subito le abilità del nostro nuovo generale Braslav, quindi io gli darei attacco corpo a corpo, cibo, munizioni, infanteria reclutata. Attacco corpo a corpo, dai, diamo cibo e munizioni, via. Segniamo anche queste, armatura per il nostro comandante, danni causati alle armi, distanza più 5 per unità di cavalleria, forza comandata, va bene. Velocità di ricerca, morale più 15 contro i tribù nomadi, direi che sia proprio il caso. A questo punto mandiamo a casa le unità mercenarie, sì, le congediamo. Dobbiamo rientrare di soldi. Anche queste unità le mettiamo insieme. Pazienza. Avremo uno sparuto gruppetto di uomini. Magari reclutiamo qualche lanciere se riusciamo. Ok.
i soliti nostri lancieri, quindi direi di passare il turno se non dobbiamo fare nient'altro. No, dobbiamo prima assegnare i punti alla Zotta, quindi la Zotta che è un governatore, io direi di concludere il lupo, ok, e introiti. Autorità, grado di capacità di reclutamento dell'esercito, ok. Ordine pubblico. Direi di andare verso qua il cervo, un po' di autorità, così successivamente possiamo anche aumentare la sentinella e andare qua verso la leggenda. Ok, direi di passare appunto il turno. Accidentaccio. Allora, di nuovo gli unni. Un altro esercito sbuca dal nulla. Ah, e intercetta il nostro re Vlad. Siamo più favoriti di loro, se non che hanno degli onagri. Noi non abbiamo neanche delle cavallerie per andargliele a eliminare, questi onagri. Va bene, andiamo sul campo di battaglia, vediamo cosa possiamo fare. Allora, siamo pronti, dobbiamo correre verso il nemico in maniera più rapida possibile per evitare che i loro onagri ci colpiscono. Infatti mi sono messo anche su un fianco appunto per non avere un fuoco diretto Il nemico è stato immediato. avvistato. Che cavolo c'è qua? Dai, forza sclaveni. Dai, gli onagri sono in movimento al momento, quindi possiamo farcela ad arrivare. Dai, su, veloci. Veloci, uomini, veloci. Scatenatevi come una furia. Se la danno al campo. Dai. E i nostri uomini sono distrutti e fuggono per salvarsi la pelle. Dai, su. Il loro generale è morto. Un colpo fatale.
Accidenti. Missile armed warriors. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Spread out. Ready for battle. Dai, su. Scrappers ready. Spear! We hunger for blood and battle. I am on me. Dai, su. Missile warriors. Maledizione. I nostri uomini sono disperati e se la stanno dando a gambe. I nostri uomini non hanno convinzione. They will bleed for us. Spearmen, ready for battle! Get running! One curse you! Back! Live to fight another day! Start! Aim for the horse! I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia! Che spettacolo vergognoso! Deadly missiles ready! Dai, forza, forza, abbiamo vinto di peggio. Dai, che abbiamo vinto di peggio, abbiamo vinto di peggio. Questo è il tuo giorno. Certo, è il mio giorno, ragazzi. Grande, grande, siamo riusciti veramente in un'impresa. Questa è stata veramente un'impresa. Solo fanteria, ragazzi, contro cavallerie e onagri. Niente da fare. Siamo riusciti comunque a sopravvivere. Sarà sicuramente una vittoria pirrica, ma va bene così. Adesso cercheremo di ripristinare i nostri eserciti. Andiamo avanti. Arruoliamo i guerrieri. Allora, nemico ucciso in battaglia, ok. Vittoria pirica Gelonus, grado aumentato per Vlad, il nostro re, ok. La sua prima battaglia, una grande battaglia onorevole, direi. Intanto si sono già rinforzati, però a questo punto il nostro re, diamogli i suoi punti. Allora, munizioni, aspetta, no, facciamo così. Direi di dargli un po' di integrità, ok. E qui cosa abbiamo? Crescita, vabbè, diamogli questo. Morale, velocità, morale 10 nel proprio territorio. Per tutto non mi fa da tiro. 10 invece alleato, forza comando, va bene questo a tutti. Al momento direi che ci stiamo nei nostri territori. Questo è influenza personale, no? Autorità, velocità di ricerca, velocità dell'autorità più 2 quando si è alla guida di un esercito con il generale. Guerriero germanico eroico, ok, va bene. Andiamocene.
nella capitale con il nostro re e qui a questi unici la paura delle steppe ci penseremo noi. Intanto vediamo che i rugi cosa fanno. Chissà se vanno a conquistare qualcosa con la mod, vedremo, vedremo. Allora, intanto spostiamo questo esercito a Tanais, ok. Aumentiamo sicuramente. Allora, gli arcieri germanici d'élite dovrebbe essere, se vedete in basso, dovrebbe essere una delle unità sbloccate. Però non so, eccoli qua, ok, questa è un'unità che ho aggiunto. Quindi andiamo ad aumentare sicuramente la cittadina per avere una guarnigione più folta, molto bene. Dovremmo farla anche qua, vabbè, qua adesso al momento si andrà a mettere a posto. Vedete che anche qua ci sono guerrieri germanici slavi, mentre qui... Ok, poi ci sono delle altre unità che non so, poi dove verranno fuori lo impareremo pian piano insieme se riusciamo ad andare avanti con questa campagna. Ok, devo veramente rinforzare le città, devo veramente rinforzare le mie cittadine. Bolgar e Ra, vabbè, adesso queste qui al momento direi anche... Vorrei dire di no, però non so, non si sa mai. Ma possiamo anche reclutarli. L'onagro, gli arcieri, guardiamo che livello eccellente portata. Molto scarso, una possibilità di bloccare i proiettili, molto scarso di armatura. Però hanno un'eccellente portata, ragazzi, e costano anche molto di più. Intanto abbiamo sbloccato anche il potenziamento per le nostre cavallerie. Se abbiamo due soldini potrei anche farlo. Ok. Guardiamo cosa che cambia. Aumenta un po' la velocità, le munizioni aumentano, i danni a corpo a corpo, attacco corpo a corpo aumenta, insomma aumenta un po' tutto, quindi mi sembra giusto farlo. Ok, direi di reclutare della gente, qui ormai l'esercito è stato ridotto a niente, prendiamo i soliti nostri lancieri pesanti. Abbiamo veramente poca scelta al momento. Via, prendiamo un arciere germanico. Prendiamo un arciere. Aspetta, va. Allora, prendiamo. Guarda, prendiamo due lancieri e... E basta, va, teniamo un po' di soldi, altrimenti andiamo subito a combattere questo esercito, a meno che non si metta in fuga. Ah, ok, non scappano, non scappano. Bene, andiamo subito a fare questa battaglia. Allora, iniziamo la battaglia. Oramai siamo un esercito alla... Take it all in. Che fai? Vabbè, vai qua. Non riesco mai a ricordarmi i comandi. Siamo ormai un esercito stanco da tante battaglie, veramente. Ah, logicamente loro stanno in attesa perché siamo noi che attacchiamo. Quindi andiamo avanti, via. Però
possiamo riuscire a colpire gli onagri alle spalle. Allora, dobbiamo riuscire veramente a fare un'impresa. Forza ragazzi, forza. Abbiamo avvistato il nemico. Il nemico ha organizzato un'imboscata. Scoperto che hanno degli uomini nascosti. Le fighters ready. We'll kill them. The wave is through. Battle ready and eager. Dai. Dai su. They will bleed for us. We hunger for blood and battle. Kill, kill, kill. We'll kill them all. Nostre cavallerie, via. Dai, via, andate a eliminare questi arcieri del cacchio qua. Per favore. Nascoste!
Grande. Passo dalla vittoria. Ogni tanto una bella battaglietta la faccio, via. Terminiamo qua la battaglia, direi che non c'è nient'altro da andare a eliminare. Vabbè, abbiamo la cavalleria qua, un po' da andare in giro, ma va bene così. Vittoria di misura. Ok, ma sicuramente fuggono ancora. Vabbè, ormai non è una novità. On the move, lads. Sì, a prendere questo insediamento. Ma ormai che siamo lì, quasi quasi, prendere quell'insediamento non sarebbe una cattiva idea. Allora, intanto mettiamoci qua dentro. No, dobbiamo passare il turno. Allora, direi che lo facciamo nel prossimo episodio, cercando di arginare sempre quelli che sono gli attacchi di questi maledetti uni schifosi. E niente, quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!